SCP-016 deve rimanere entro i confini di una camera di 5 metri di larghezza, 5 metri di lunghezza e 5 metri di profondità per tutto il tempo, mantenuto ad una temperatura non superiore a 0 gradi Celsius. SCP-016 deve rimanere nella capsula di Petri nel cubo di contenimento per tutto il tempo, fino a diverso ordine da parte di un addetto del personale di livello 4 o O5. La documentazione completa circa la sperimentazione con SCP-016 deve essere presentata prima e dopo aver preso i campioni e duplicati dall'SCP-016. Il mancato rispetto di queste procedure comporterà l'eliminazione o la retrocessione al grado di personale di classe D. Solo al personale autorizzato è consentito ottenere campioni di SCP-016 e sperimentarlo sotto le condizioni di contenimento BCL5. In caso di epidemia, nonostante siano state eseguite le procedure di cui sopra, il personale della base deve attendere un piano di blocco e contenimento di codice Sigma. Il personale infetto deve essere eliminato in loco dalle forze di sicurezza che indossano l'equipaggiamento antibiologico ed antichimico standard MOPP. Qualora l'infezione non dovesse essere contenuta dopo le 48 ore, il dispositivo nucleare sul sito deve essere detonato. Il personale restante non deve essere evacuato in nessun caso. SCP-016 ha dimostrato di riuscire a sopravvivere fino a 6 ore nel sangue e per diversi minuti nell'aria. La luce ultravioletta ad alta intensità e le concentrazioni di candeggina si sono dimostrate efficaci per la sterilizzazione di materiali non organici. SCP-016 è un patogeno ematico recuperato da un minatore in che si è ferito mentre lavorava in un giacimento profondo di carbone. Tale ferita si è contaminata con polvere di carbone della miniera, che probabilmente ha infettato il minatore con delle spore dormienti. Nei giorni successivi, SCP-016 ha proceduto infettando i restanti dipendenti del campo minerario, così come la squadra di crisi CDC inviata per affrontare l'epidemia. Il personale della fondazione ha assunto quindi le indagini ed eliminato tutto il gruppo infetto. Il paziente zero è stato portato in cattività e la miniera è stata fatta crollare grazie ad un ordigno esplosivo. SCP-016 ha un periodo di incubazione che va dalle 24 ore ai 2 anni, a seconda della presenza del numero di ospiti umani nell'area. I primi sintomi sono simili ad un raffreddore comune e comprendono prurito agli occhi, naso che cola, tosse e dolori del corpo. La fase 2 comincia entro le 48 ore e consiste in una forma controllata di febbre emorragica. L'organismo fa in modo che una piccola quantità di sangue venga aspirata nei polmoni, creando un effetto aerosol. Durante la terza fase, l'ospite collassa perde sangue copiosamente da ogni orifizio del corpo, compreso il naso, condotti lacrimali, ano, pori della pelle, bocca, uretra e, nel caso delle femmine, vagina. Durante la fase finale si verificano dei picchi di pressione sanguigna. Gli ospiti sono stati osservati vomitare sangue proiettato a distanze di oltre 5 metri. Se l'ospite sopravvive fino a questo dissanguamento quasi totale, l'agente patogeno diverrà di nuovo inattivo, tornando alla fase di incubazione. Ciò che distingue SCP-016 da altri ceppi di febbre emorragica, come l'Ebola o il virus Marburg, è la sua risposta inusuale al forte stress. Quando il soggetto è sottoposto a situazioni di forte stress, come in caso di pericolo di vita, l'organismo muta in un retrovirus DNA, cambiando la sua tattica di sopravvivenza dalla riproduzione rapida alla riscrittura del DNA dell'ospite e alla stimolazione della divisione cellulare rapida. I cambiamenti fisici più evidenti avvengono entro le prime 24 ore, con la completa ricostruzione del corpo che si verifica entro un lasso di tempo di 2 settimane.
la maggior parte degli ospiti non sopravvive a causa delle pesanti richieste del corpo. Un interessante effetto collaterale della trasformazione è una maggiore predisposizione all'aggressività. Si ritiene che questo possa essere un tentativo di massimizzare la diffusione del virus in un modo simile a come accade per la rabbia. D'altro canto, i soggetti che incappano nella trasformazione del corpo non sembrano più esporre le proprietà emorragiche di SCP-016. Ad ogni modo, i soggetti che vengono infettati da ospiti trasformati sono sottoposti al normale processo di infezione di SCP-016. Al presentarsi dei primi sintomi, gli alloggi del soggetto sono stati lentamente inondati d'acqua per un periodo di 24 ore. SCP-016 è mutato in uno stato tariomorfo, trasformando i polmoni del soggetto in branchie. Il soggetto è sopravvissuto per altre 2 settimane, dopodiché SCP-016 ha trasformato i suoi arti in pinne, causando un'atrofia degli occhi ed un miglioramento del suo senso dell'udito, rendendolo simile alla capacità di ecolocalizzazione di un cetaceo. Il soggetto è stato eliminato con il drenaggio che gli ha causato l'asfissia. Il corpo è stato poi cremato senza autopsia. Al presentarsi dei primi sintomi, gli alloggi del soggetto sono stati lentamente inondati d'acqua per un periodo di 24 ore. SCP-016 è mutato in uno stato tariomorfo, portando il soggetto ad una rapida crescita muscolare e ad un ingrandimento delle ossa sulle nocche. Il soggetto ha poi tentato di fuggire dal suo confinamento, colpendo la porta in acciaio rinforzato. Il soggetto non ha avuto successo ed è morto annegato. Stessa situazione, 2 risposte diverse. Interessante. Il soggetto era precedentemente un ingegnere chimico che ha avvelenato sua moglie dopo aver scoperto un tradimento. Ai primi sintomi dimostrati, gli alloggi del soggetto sono stati lentamente inondati d'acqua per un periodo di 24 ore. SCP-016 è mutato in uno stato tariomorfo, causando la crescita di un organo inusuale sul torace del soggetto, costituito da una camera e 2 tubi separati. L'organo ha continuato a prelevare acqua ed ad aumentare di dimensioni, fino a quando il personale della fondazione, realizzando cosa stesse cercando di fare SCP-016, ha eliminato il soggetto con un'arma da fuoco. L'organo ha dimostrato possedere diverse sacche di gas piene di acetilene ed ossigeno. Al soggetto è stato detto di concentrarsi sulla formazione di ali. Non è stato applicato stress di alcun tipo. SCP-016 non è mutato in uno stato tariformo ed il soggetto è morto per dissaguamento durante la fase 3. Al soggetto è stato detto di concentrarsi sulla formazione di ali ed è stato messo in una cassa acrilica sospesa a 305 metri sopra una miniera. È stato posto un timer fuori dalla cassa con il soggetto e gli è stato indicato il tempo rimanente per il rilascio. SCP-016 è mutato in uno stato tariomorfo, portando al soggetto la crescita di un organo simile ad un tentacolo al polso sinistro, molto simile alle filiere di un ragno. Il soggetto ha allungato il suddetto organo attraverso uno dei pori dell'area della cassa ed ha emesso una forte sostanza simile a seta che ha usato per fissare la cassa al cavo. Il soggetto è stato eliminato al termine del countdown con la detonazione di una bomba.